Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Carissimi fedeli, questa mattina voglio parlarvi del tabernacolo. Il tabernacolo è un oggetto straordinario nel nostro cuore, ha un posto particolare nel nostro cuore di cattolici. Oggi purtroppo il tabernacolo è abbandonato dalla presenza del Signore. La Chiesa stessa, la cosiddetta Chiesa, non crede più tanto nella presenza eucaristica di Gesù. Pertanto, i tabernacoli il Signore li diserta perché questa Chiesa è basata sull'errore. E il Signore non si compromette con questi pastori che accettano supinamente l'errore e l'eresia. D'altra parte dobbiamo dire che non dobbiamo disperarci per questo. È vero, ci manca questa presenza vicino alle nostre case, nei nostri paesi, però il Signore si fa ancora più intimo e presente nell'animo e nel cuore di coloro che lo amano ancora, che credono ancora in Lui e a tutto quello che Lui ha insegnato attraverso la Chiesa. Le persone che vogliono restare fedeli a Gesù non saranno mai prive della sua presenza nel loro cuore. Tuttavia, consideriamo la storia di questo oggetto meraviglioso. Questo oggetto ha la sua ragione di essere in tre particolari funzioni che ha l'Eucarestia al di fuori della celebrazione della Santa Messa, e cioè bisogna conservarla, l'esigenza di conservazione dell'Eucaristia, bisogna portarla a coloro che sono impossibilitati a recarsi in chiesa e bisogna adorarla. Ecco allora che nei primi secoli, nei primi 3 secoli, secoli di persecuzione, in cui non c'erano edifici dedicati al culto, e l'Eucaristia veniva celebrata nelle case, i cristiani comunque la conservavano ed erano soprattutto i diaconi. I diaconi, vi ricordo che il diacono è ordinato, quindi ha gli ordini sacri e può toccare e rendersi responsabile di questo sacramento. Pertanto, i diaconi conservavano nelle loro case le specie eucaristiche avanzate, le portavano agli ammalati, anche agli eremiti, laddove potevano arrivare, e la adoravano nelle loro case. Avevano questo rispetto, questo culto, questa cura particolare verso le specie eucaristiche rimaste. Ma veniamo al periodo in cui vengono costruite le prime chiese, le prime basiliche, le prime chiese pubbliche cristiane. Il Santissimo Sacramento comincia ad essere conservato in un locale o in uno spazio adiacente al presbiterio, molto vicino al presbiterio, perché doveva essere recuperato durante le funzioni religiose in un luogo che in Occidente viene chiamato sacrarium. Luogo sacro. Lì vengono conservate le specie eucaristiche. Non è nella navata, è un po' distante dalla navata, i fedeli non lo vedono, ma è lì perché deve essere conservato e bisogna avere cura di queste specie, rispetto, il luogo stesso dice sacrarium, per dire un luogo veramente sacro all'interno della Chiesa. Questo è il primo momento. Poi, man mano che ci avviciniamo all'anno 1000, intorno all'anno 1000, il Santissimo Sacramento comincia ad essere spostato nel presbiterio stesso e accanto proprio all'altare, se non sopra all'altare. E abbiamo queste forme. La prima forma è quella di una capsa, cioè di uno scrigno, di un cofano, che viene appoggiato proprio sull'altare. L'altra forma molto
molto diffusa è quella della colombella, della colomba dell'Eucarestia, che viene appesa al soffitto. All'interno di questa colomba di metallo vengono conservate le specie eucaristiche. Comunque vedete sempre intorno all'altare. Quando il Santissimo Sacramento comincia a uscire dal segreto e trova il suo luogo naturale sopra l'altare, è perché quello è il luogo che lo compete. E il tabernacolo sotto forma di capsa, chiamato anche propiziatorio, come propiziatorio era l'arca dell'alleanza nel Tempio di Gerusalemme. La forma di cofano richiama proprio l'arca dell'alleanza, dove non ci sono più le tavole della legge, ma c'è il corpo di nostro Signore. Oppure la colombella sono sopra all'altare, perché quello è lo scrigno del mistero che si celebra durante l'Eucarestia. L'altare è il luogo naturale per le specie eucaristiche conservate e adorate. Ebbene, c'è un'altra evoluzione a un certo punto. Per il Santissimo Sacramento, siamo ancora dopo il 1000 e prima del 1500, per il Santissimo Sacramento che viene tanto onorato, si cominciano a costruire dei piccoli templi monumentali all'interno della chiesa, nei pressi dell'altare. Ecco, viene un po' staccato perché, essendo monumentali, delle edicole sacramentali, e che cominciano ad avere una forma più architettonica di tempietto, che verrà poi conservata nel tabernacolo. Col Concilio di Trento si stabilisce che le specie eucaristiche devono stare sull'altare e al centro dell'altare, per il motivo che vi avevo appena accennato, cioè che nel tabernacolo viene custodito il mistero, lo stesso mistero che si celebra durante l'Eucarestia. Quello è il suo luogo. Tra l'altro, poi l'altare è posto nel luogo dove tutti i fedeli possono giungere con il loro sguardo, almeno, no? Dalla porta, dall'ingresso della chiesa, è visibile. E sopra l'altare al centro, ecco che altare, tabernacolo e croce sono veramente i punti focali di tutta l'architettura sacra. Perché viene chiamato poi tabernacolo? La parola tabernacolo è un diminutivo di taberna. La taberna è una dimora provvisoria, è una capanna. Di per sé il termine indica una capanna di legno. Però si può intendere anche come tenda, ecco, una dimora provvisoria, la dimora di Gesù sulla terra, il tabernacolo, una piccola dimora, e viene concepito come un piccolo tempio, una piccola chiesa. In effetti il modello che più è stato diffuso è quello neoclassico, del tempio rinascimentale, quindi che ha un frontone sormontato da un frontone col timpano triangolare, ha delle colonne laterali, c'è una bella porticina, ecco. E questo è il modello. Il tabernacolo deve avere delle prerogative, cioè deve essere sicuro. Le ultime norme che sono state varate dalla Chiesa in questi ultimi decenni vorrebbero quasi, o vorrebbero, una piccola cassaforte. Deve essere una piccola cassaforte per quanto riguarda non solo la serratura, che deve essere sicura, ma tutto l'apparato, tutto diciamo,
diciamo, la costruzione, le pareti del tabernacolo devono essere sicure, a prova di ladro, insomma, e quindi devono essere proprio anche incassati nel muro e assicurati alla parete o all'altare stesso. E quindi norme di sicurezza, ma anche di bellezza. Il tabernacolo deve essere un bell'oggetto d'arte. Purtroppo recentemente abbiamo visto proprio un calo terribile nel gusto artistico proprio riguardo al tabernacolo. Ci sono delle soluzioni orrende, veramente spaventose, che dicono tutto fuorché l'idea del bello e della grandezza di nostro Signore. Cioè, anche forme che si avvicinano all'uso comune, a oggetti di uso comune, sono un'affermazione soltanto della mancanza di fede nella Santissima Eucaristia. Nel prossimo intervento che farò vi parlerò non solo del tabernacolo, ma anche degli oggetti che circondano il tabernacolo e che hanno a che fare con il tabernacolo stesso. Sia lodato Gesù Cristo.